Il papiro di Cesare è il nuovo fumetto di Asterix che sarà prestissimo in libreria. Per la seconda volta la storia è affidata al duo creativo Jean-Yves Ferri e Didier Conrad. Stavolta al centro dell'intrigo c'è il Debello Gallico, che diventa un'opera scritta su consiglio dell'esperto in comunicazione Bonus Promoplus, il cattivo di turno ispirato al guru della pubblicità francese Jacques Seguela. Il tema centrale è veramente l'informazione e il controllo dell'informazione. All'interno c'è un dato drammatico, si notano subito i conflitti che possono nascere. Certamente non basta, ci vuole qualche cosa d'altro. Il punto di partenza resta sempre la guerra nelle Gallie. Lasciando da parte il villaggio difeso da Asterix e la pozione del druido Panoramix, si rischiano dissapori col potentissimo Obelix. Albert Uderzo, che 4 anni fa ha smesso di disegnare il suo personaggio più celebre, ha dato il placet all'operazione. Uderzo è persona assai nascosta, a suo modo riservata, era soddisfattissimo dell'idea di base. Per noi è stata una soddisfazione perché è il nostro migliore lettore. Se Albert è contento, è già un buon inizio. La metà di 4 milioni di copie del volume saranno stampate in francese, le altre in altre lingue. La diffusione mondiale avviene il 22 ottobre. Fino ad oggi nel mondo sono state vendute 360 milioni di copie di Asterix in ben 111 lingue.